Svegliati Alessandria, oggi è il 16 aprile 2022, è sabato e mi trovo qui nella zona di Alessandria 2000, come potete vedere da questi fabbricati. In fondo abbiamo il panorama e qui vediamo l'installazione di una recinzione. In fondo ci sono degli operai che stanno lavorando e a quanto pare, da fonti che abbiamo così appreso proprio in questi istanti, pare che qui venga realizzato un parco dove ci saranno area cani, parco giochi e delle attrezzature per gli sportivi. Ecco, vedete la recinzione, gli operai stanno andando avanti, tutto il perimetro di questo verde, che se ricorderete bene era un bosco per la città, con tutte quelle piante, pianticelle che purtroppo il grosso è seccato, è morto. E comunque questa notizia è abbastanza positiva per la nostra comunità. Buongiorno, professore. Buongiorno, buongiorno. Diciamo che è una notizia che ti mette il buon umore, perché noi in questa zona qua, esattamente, eravamo venuti noi di Svegliati Alessandria, almeno 3 o 4 volte, e ricordo anche i servizi abbastanza, come dire, critici sullo stato di abbandono, sulle piante. E spesso avevamo detto io, Fabio, tu e anche Anche Gianni, Gianni. che è un'area che potenzialmente avrebbe potuto dare molto alla città. Avevamo citato e avevamo parlato di percorsi, percorsi di salute, di strutture di calisthenics, perché i nostri ragazzi, vedete anche quello che succede, bande spaccate, noia, disimpegno, e qualcosa di peggio, anche dovuto negli ultimi 2 anni alla cattività della pandemia e dei lockdown, dei coprifuoco. Ecco, una situazione così, no? Dove d'inverno e d'estate, perché io li ho visti nelle grandi città, si Esatto. va anche d'inverno, all'aperto vai quando vuoi, l'importante è che non piova, insomma, che non ci sia un tempo veramente infame. Puoi andare a coltivare la tua passione La per forma l'attività fisica. fisica, Esatto. eccetera. Quindi è una notizia che sicuramente è positiva, e che darà, se veramente viene realizzato un centro così, un centro, un'area così, lì, la città di Alessandria ne guadagnerà tanto, i ragazzi di Alessandria Certo. e tutti i cittadini che troveranno in quest'area organizzata qualcosa dove passare qualche ora Sì, abbiamo avuto delle informazioni, professore, lo ribadiamo in questo servizio, che è un'associazione che Non sappiamo quale, non sappiamo ancora il nome di non questa sappiamo quale. Io ho associazione. chiesto, ma erano persone che non potevano avere questo Non è tipo il di comune. notizie. Se l'ingresso fosse stato gratuito, a pagamento, perché ci Non sono sappiamo ancora. situazioni un po' più piccole, ma che hanno questa utilità, questo scopo, che dove si paga, per esempio, sappiamo di una piccola area vicino all'ex provveditorato, eccetera, eccetera. No, però Però comunque. qua, se non si paga addirittura, e d'altra parte non puoi pagare per fare calisthenics. Nelle grandi città È tutto è gratuito, tutto fruibile, gratuito. Quindi, gratis. benissimo. A questo punto, con il buon umore che ci è derivata da questa buona notizia,
Guardate dove siamo, qui c'è il distributore, lì Panorama, Nora Auto, questa è l'area. Sì. Che, vedete, adesso non si vede, ma ve lo descriviamo noi. Ci sono i paletti che stanno in fila contornando tutto la il via perimetro. di transito e di fuoriuscita dal centro Panorama. Perlomeno, professore, non è un altro capannone, altro cemento, altre... Bene, bravo. Anche questa è una notizia, quindi preservare suolo, natura, benessere, aria depurata e tranquillità. Arrivederci a tutti.